mi diria che il futuro della lingua piemontese è infinito, perché è una lingua che viene dal cuore, resterà sempre una pera, un fondamento per il Piemonte e per tutta l'Italia. Allora, io sono Sara e sono una socia e lavoratrice della cooperativa MAG 4 Piemonte, che MAG significa mutua autogestione, ed è la MAG 4 è una cooperativa finanziaria che si occupa di finanza etica. Le MAG sono 5 in Italia in questo momento e sono nate a partire degli anni 70, quindi non sono delle realtà proprio recenti. Operano tutte e 5 in territori diversi, in regioni diverse italiane, ognuna ha la sua peculiarità, ma sono tutte diciamo cooperative che si occupano di finanza etica. Diciamo che si occupa di finanza etica perché eroghiamo finanziamenti anche a quelle realtà che normalmente non sarebbero considerate bancabili, e quindi quelle realtà a cui le banche non concederebbero un finanziamento. Perché il mondo delle banche funziona che chi ha già soldi li riceve e chi non ne ha rimane fuori, e le MAG cercano proprio di invertire questo meccanismo e di dire no, il credito è un diritto umano, per cui anche se tu non hai dei soldi devi poter essere messo nella condizione di, se ti servono, di poterli chiedere. E per questo motivo noi eroghiamo finanziamenti con delle garanzie particolari che non prevedono un patrimonio, non sono patrimoniali ma sono personali, cioè la persona ci dà la sua parola che se qualcosa dovesse andare male nel finanziamento lui si impegna a restituire, ma noi non verifichiamo assolutamente i patrimoni delle persone. Questo percorso sta andando bene, nel senso che la MAG 4 è nata nell'87 ed è ancora viva e vegeta, quindi vuol dire che funziona. Ovviamente la rete si è ingrandita, nel senso che si è partiti da i soci necessari per fondare la cooperativa e adesso siamo a quasi 1100 soci tra persone fisiche e persone giuridiche, quindi è una realtà che cresce. Per avere un'idea delle dimensioni, più o meno al momento tra la raccolta che facciamo sia come capitale che come prestito è intorno ai 2 milioni e mezzo di euro, e finanziamo più o meno al momento quasi 2 milioni di euro, quindi comunque una realtà che procede, va avanti, cerca di costruire la sua rete, e sono tante le realtà che hanno usufruito dei finanziamenti della MAG, siamo oltre le 400 nella storia da quando è nata. Un progetto MAG per essere finanziato ha bisogno di una serie di persone che decidano di fare i garanti di questo finanziamento, firmando quelle garanzie che dicevo prima, in cui uno si impegna, qualora andasse male, a restituire di tasca sua. Ovviamente devono essere persone molto motivate, e di solito sono persone molto motivate, per cui partecipano proprio a tutta la vita del progetto, e di solito si riesce a non arrivare a una situazione di rottura proprio ufficiale con legali eccetera. Di solito in qualche modo o va tutto normale o comunque si trovano delle soluzioni, diciamo, extragiudiziarie. Ma rispetto al significato di questa attività si potrebbe dire che il cambiamento auspicato, quello a cui tendiamo, è un mondo in cui il profitto non sta più al centro di nessuna attività finanziaria, nello specifico economica, ma che ci sia davvero l'uomo, cioè che siano più importanti le relazioni che sono alla base delle relazioni economiche e finanziarie, e non viceversa, cioè non prima la relazione finanziaria e poi l'uomo. Ed è un processo lungo, perché ormai siamo in un mondo che tende davvero al profitto, ma il cambiamento sarebbe proprio fare questo cambio di visione, perché i soldi usati come li stiamo usando in questo momento, come dire, fanno proprio male al mondo. Dovrebbero tornare a essere uno strumento e non un fine. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.